Siamo in collegamento con il maestro Gaetano Russo, direttore artistico della nuova Orchestra Scarlatti. Salve, grazie per essere collegato con noi. Ben trovato, maestro. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, maestro, un concerto al Politeama domenica 15 maggio per ripartire, un concerto che non era stato possibile farlo a Capodanno per i problemi della pandemia. Bisogna sperare che tutto ritorni alla normalità. Sì, in realtà per ben 2 anni abbiamo dovuto annullarlo. A chi ci chiedeva insistentemente quando sarebbe stato ripreso, noi dicemmo appena ci si creeranno le condizioni lo rifaremo, anche se in tempi diversi. Naturalmente il prossimo anno speriamo di tornare all'1 gennaio sempre nella sede storica del Teatro Mediterraneo. Quest'anno ringraziamo la collaborazione con la Gusteo e Politeama per poterlo riprendere, appunto, come diceva lei, domenica 15 maggio, ore 19:30. Che musiche ascolteremo? Le musiche sono quelle legate al concerto di Capodanno, qualche momento di riflessione, ma ci sarà Rossini, ci sarà Verdi, ci sarà Strauss, Offenbach. E abbiamo ritenuto opportuno riproporre anche a maggio questo perché riteniamo che possa realmente essere un augurio di speranza anche in un periodo così difficile che è quello che attraversiamo. Certo, questo evento si pone anche in un'ottica di una grande collaborazione artistica che potrà prevedere progetti futuri. Senza dubbio, noi abbiamo già delle ottime collaborazioni, soprattutto con l'Università Federico II da ormai da 4-5 anni, e abbiamo collaborazione con vari spazi, archivio storico ed altri. Questa con l'Augusteo torna ad essere una collaborazione perché se qualcuno ricorderà che il primo concerto di Capodanno fu proprio all'Augusteo nel 93. E dopo 25 anni posso dire che è un concerto sempre molto seguito e molto atteso. Ecco, la collaborazione con l'Augusteo e il Teatro Politeama apre tanti spazi, soprattutto quello della presenza dell'Orchestra Junior, perché l'Orchestra Junior è ormai così numerosa da avere bisogno assolutamente di questi spazi grandi. Come dire, il Cortile delle Statue in collaborazione con l'Università si predispone bene, ma per il periodo estivo, per il periodo invernale, sia per prove che per concerto, il Teatro Politeama è veramente un'occasione, uno spazio idoneo anche ai concerti di musica classica. Certo, la nostra città dal punto di vista turistico ha dimostrato di saper partire forse prima delle altre dopo la pandemia. È importante programmare anche un'attenta stagione musicale perché la musica può essere un altro stimolo per far sì che i visitatori, i turisti vengano in città per seguire quel concerto, quella manifestazione musicale, insomma far diventare degli eventi costanti, programmati, che possano essere un incentivo al turismo. Sì, è inutile dirvi che naturalmente non negli ultimissimi anni legati purtroppo alla pandemia, ma negli ultimi anni di attività noi abbiamo avuto molta presenza turistica, sia al concerto di Capodanno, ma sia ai concerti realizzati presso l'Università Federico II, sia alla chiesa di San Marcellino che al Cortile delle Statue ed altri appuntamenti. Adesso bisogna assolutamente riprendere, farsi sentire, farsi ascoltare, speriamo nei media perché abbiamo bisogno che ci sia un'attenzione a livello di promozione delle nostre attività, ma anche qualsiasi altra. La musica unisce, lo sanno tutti, è bene che uniscano però a noi anche coloro che danno la possibilità di organizzarsi e perché no finanziare la cultura, è bene metterselo bene in testa, va finanziata e noi rappresentiamo la cultura più che lo spettacolo, invece noi notiamo che c'è troppo tendenza a finanziare troppo spettacolo e poca cultura. E se c'è questa sorta di inversione ci accorgeremo che anche chi viene a Napoli è alla ricerca di concerti. Spesso riceviamo telefonate e richieste dall'estero.
Assolutamente condivisibile il suo pensiero. Ricordiamo dunque ai nostri telespettatori domenica 15 maggio alle 19:30 al Teatro Politeama con il soprano Naomi Rivieccio e il tenore Stefano Sorrentino. La nuova orchestra Scarlatti sarà diretta da Marco Attura. Mi permetta di aggiungere che qualsiasi informazione si cerca rispetto a questo ed altri appuntamenti, andare sul sito della nuova orchestra Scarlatti.it. Si troverà sia tutto quello che riguarda questo concerto, particolare concerto, ma anche l'attività successiva. Noi saremo in Marocco pochi giorni dopo questo concerto del 15, torneremo per andare a Bari, poi ci saranno due appuntamenti molto particolari alla Chiesa di San Marcellino nel mese di giugno, con protagonisti provenienti dalla Filarmonica di Berlino e dall'Orchestra Sinfonica di Vienna. Maestro, noi la salutiamo, la ringraziamo e siamo stati molto lieti di ospitarla nel nostro telegiornale, convinti che la cultura unisce e fa crescere anche a livello economico. Arrivederci e buon Grazie. Lavoro. Grazie a voi.